benvenuto. In questo video ti dimostrerò come simulare un effetto di pittura a tempera con i programmi di grafica digitale. Potrai anche scaricare pennelli e texture che mi vedi usare durante questo tutorial. Ho realizzato questa immagine con lo stesso procedimento che utilizzo di solito, senza nessun accorgimento particolare per trasformarla poi in un'immagine con l'effetto tempera. Ora ti dimostrerò come arrivare da una normalissima illustrazione digitale a una che appunto sembri dipinta a tempera. Per prima cosa duplichiamo il nostro livello, sempre bene avere una copia da parte, e lo trasformo in un oggetto avanzato di Photoshop. Non ti preoccupare se non hai questa impostazione nel tuo programma, perché puoi benissimo farne a meno. In questo caso è solo una mia comodità. Converti in oggetto avanzato, un bel clic destro, ed eccolo qui, mi appare l'icona dell'oggetto avanzato. Ora potrò mostrarti alcuni filtri che andremo ad applicare per creare su questo oggetto avanzato, su questo livello speciale, il nostro effetto di pittura a tempera. Andando su filtro, galleria filtri, sotto la categoria filtri artistici andiamo a prendere quello di effetto di ritaglio. Quello che fa è essenzialmente andare a separare le varie aree del nostro disegno in questo modo, come vedi nell'anteprima. I valori che ci interessano in questo caso sono 8 come valore dei livelli, 5 per la semplicità del contorno e 2 come precisione. Potresti aver bisogno di valori diversi, ma in generale ho visto che questi funzionano abbastanza bene un po' con tutte le immagini. A questo punto vedi che qui il filtro si è accodato al mio livello. Questo mi permette di attivarlo, disattivarlo, tornare indietro e modificare le impostazioni se ne ho bisogno. È l'unico motivo per cui sono andata a creare un oggetto avanzato prima di applicare i filtri di Photoshop, ma come ti dicevo puoi benissimo farne a meno e applicare i filtri in sequenza o fare le prove, tornare indietro, modificare i parametri e via così. Quello che andremo a fare su questo filtro in particolare è andare a modificare l'opacità qui. Voglio applicarlo in maniera molto bassa, diciamo intorno al 12%. È quasi invisibile, posso decidere di modificare dopo anche l'opacità. Aggiungiamo un filtro pennellate che si trova sempre nella galleria filtri artistici. Qui puoi decidere tu la dimensione del pennello. 6 è un pennello abbastanza piccolo, sta praticamente per 6 pixel, possiamo aumentarlo un po' e andremo a portare via un po' di dettagli, però rende anche secondo me l'idea un disegno su cui abbiamo lavorato più di getto. Anche qui posso andare a modificarlo, stavolta voglio che sia in modalità sovrapponi e che sia meno intenso, diciamo. Ok, a questo punto applicherò l'ultimo filtro, che è quello del pennello a secco. Lo trovo sempre sotto filtri, galleria filtri, pennello a secco. Quello che farà sarà aggiungere un altro tipo di pennellata più visibile e più grezza anche. Il dettaglio del pennello e la texture mi vanno bene così. Vado di nuovo a intervenire sulle impostazioni dell'effetto e lo metto in luce soffusa stavolta. Ora, la mia immagine è particolarmente satura, già da prima aveva dei colori molto vivi, quindi quello che andrò a fare in questo momento sarà di abbassare un po' tutti questi toni saturi che sono venuti fuori. L'ho fatto in maniera molto grezza solo per dimostrarti il risultato finale. Ora, quello che ci manca è la texture tipica della pittura a tempera, che tende a squamarsi, a formare delle crepe una volta asciutta. Eccola qui, la puoi scaricare dal link in descrizione e possiamo metterla in moltiplica e vedi che si vedono bene tutte le crepe di cui ti parlavo, oppure anche colore bruciato, però in questo caso diventa molto forte. Di fatto puoi abbassare tranquillamente l'opacità in modo che si vedano solamente in alcuni punti, ma diciamo che moltiplica in questo caso, dove l'illustrazione è già abbastanza viva, va benissimo. E a questo punto non mi resta che ribilanciare l'immagine a livello di valori tonali, cioè di chiari e di scuri. Chiaro che più abbasso l'effetto della texture e più dovrò andare a risistemare i valori di luce che gli avevo dato, però ecco, così diciamo che sto raggiungendo un buon compromesso. Ora, questi effetti funzionano particolarmente bene su alcune immagini
rispetto ad altre. Vediamo quindi di personalizzare i filtri che ho messo prima in base a questa specifica immagine su cui sto lavorando in questo momento. Spero che questa dimostrazione ti sia piaciuta e ti invito a iscriverti per restare in contatto con me. Noi ci vediamo nel prossimo imperdibile video. Ciao ciao!